Ciao, sono Federico Trombini. Oggi vi propongo questo circuito. Quattro esercizi eseguiti in maniera differente, in quattro varianti diverse, con il Plio Box. Eseguiamo questi quattro esercizi in sequenza, uno dietro l'altro. Prima una gamba, poi l'altra gamba. Arriviamo in fondo, un minuto e mezzo recuperiamo circa. E ripetiamo il tutto per quattro volte. Davvero provate perché vi bruceranno le gambe. Pronti? Via! Oggi vediamo quattro esercizi, quattro visti in quattro modi differenti per tonificare, andare a tonificare e potenziare i glutei. Il primo esercizio è uno step up. Come vedete io salgo con un piede, una volta arrivato in cima la gamba opposta è sollevata, non tocca. Posso farlo in due modi diversi: salgo tenendo la gamba opposta distesa oppure posso appoggiare il piede sulla gamba che mi sostiene. Quindi questo è un doppio movimento ed è intenso. Il box, come vedete, è alto 60 cm, ma possiamo utilizzarlo inizialmente anche più basso. E importante, quando salgo, la pianta completamente appoggiata al box. Passo poi al secondo esercizio. Sempre uno step up, sempre gli stessi punti, gli stessi principi. Piede spinge, il tallone mi spinge verso l'alto, ma parto dalla posizione dell'affondo. Quindi in questo caso il ginocchio è appoggiato a terra. Io ho scelto di appoggiarlo a un cuscino morbido in modo tale da non creare troppa pressione sul ginocchio. Quindi vale sempre la stessa cosa: una volta salito in cima, espiro, soffio, spingo forte, mi raccomando, con il piede che appunto si appoggia sul box. Parto e faccio solo un lato. In questo caso io ho scelto di partire con il lato sinistro e questi quattro esercizi li farò tutti dal lato sinistro. Mi fermo e poi farò il lato opposto. Passiamo al terzo esercizio. In questo caso parliamo ancora di uno step up, lo rendiamo più semplice, nel senso che il piede, appoggio un piede al box, lo metto fisso e non lo sposto più. Posso farlo senza mani, quando sono stanco, ho faticato, posso appoggiare le mani alla coscia e aiutarmi nella spinta verso l'alto. Il piede libero si appoggia a terra con la parte inizialmente dell'avampiede e mi aiuta nella spinta verso l'alto. Passiamo poi al quarto ed ultimo esercizio. Anche in questo caso andiamo a fare sempre uno step up, partendo però dalla posizione dello squat. Arrivo in cima e vado a spingere sempre con il piede. Cosa fa la differenza in questo caso? È il volume di lavoro, nel senso che la gamba inizierà ad affaticarsi, la coscia comincerà a sentire il lavoro. Quindi una volta arrivato qui sentirò il gluteo e la coscia bruciare, e questa è un'ottima cosa. Ricordo, posso tenere il box più basso per iniziare in maniera meno intensa. Provate questo circuito perché è davvero molto molto potente.